buonasera a tutti. Noi abbiamo voluto pensare ad una storia da raccontarvi. Buonasera. Allora, qui abbiamo Marco, 22 anni. Lui è un neolaureato di informatica. È appena uscito dall'università e non sa come approcciarsi al mondo del lavoro, però sa che vuole diventare un programmatore. Lasciamo da parte un attimo Marco e vediamo Giorgia, 45 anni. Lei lavora in una famosa società italiana di programmazione e sta cercando un collaboratore giovane ma affidabile da affiancare per la realizzazione del suo progetto. In particolare, il programmatore deve avere delle conoscenze del linguaggio di programmazione Python. Non riesce assolutamente a trovare una figura che riesca a coniugare tutte queste caratteristiche. Come riusciranno a connettersi? Grazie alla piattaforma Tipo. Tipo non solo è una piattaforma, ma è anche un acronimo. Infatti sta per Trova. Grazie a Tipo, Marco è in grado di trovare l'offerta di lavoro proposta da Giorgia o dall'azienda di Giorgia, che sarà selezionata tra le altre aziende grazie a un sistema di feedback relativo alle aziende. E quindi un sistema legato all'affidabilità che l'azienda ha ed è valutato tramite appunto il feedback di chi ci ha lavorato o chi ci ha collaborato o chi, vedremo dopo, ha frequentato un suo corso. Poi c'è Impara. Infatti su Tipo avremo una serie di corsi professionalizzanti tenuti dalle aziende che sono registrate sulla piattaforma e che potranno offrire ai vari giovani che frequentano e sono registrati a loro volta sulla piattaforma la possibilità di apprendere proprio quelle competenze specifiche necessarie a rispondere all'annuncio di lavoro della piattaforma. In questo caso Marco potrà apprendere insieme ad altri colleghi interessati a quell'ambito e grazie a corsi tenuti da professionisti del settore il linguaggio Python. Proponi, perché Marco così potrà rispondere all'offerta di lavoro proposta da Giorgia e volta a ricercare proprio quei candidati che, valutati attraverso un sistema di feedback ottenuti tramite i corsi che hanno frequentato e segnalati ad esempio dai formatori, potranno risaltare rispetto ad altri candidati e farsi notare così dalle aziende. E in questo caso Marco avrà, dopo il corso, le competenze giuste per poter rispondere all'annuncio. Ci teniamo invece a sottolineare quest'ultima caratteristica che è rivolta in IT ed è organizza. Infatti sappiamo bene che in IT sono stanchi di continuamente inviare curriculum e non sanno più dove sbattere la testa e dove trovare lavoro. Spesso sono giovani che si trovano a casa, stanno al PC e passano le loro giornate tra una birra e la visita a un sito web. Grazie a questa funzionalità noi offriamo la possibilità di incontrare un future planner, un facilitatore che con cadenza mensile e con l'organizzazione di un microgruppo potrà incontrare queste persone a titolo gratuito, e dopo vedremo come verranno coperti i costi, e potrà parlare sostenendo una relazione one to one a ognuno di essi per poter sottolineare i loro punti di forza, di debolezza, a prescindere dal lavoro che poi andranno a fare e permettere loro di sviluppare non solo le competenze e i loro interessi in ambito lavorativo, ma anche dei loro progetti imprenditoriali, che grazie al sostegno della piattaforma che potrà in futuro offrire spazi di coworking oppure tutor, far diventare quella startup una vera e propria azienda che a sua volta potrà offrire nuovo lavoro ai giovani. La figura del future planner, diciamo, è la peculiarità di questa piattaforma ed è questo il motivo per cui dovreste scegliere questa e non le attuali piattaforme. Tipo, incontra il tuo futuro. Grazie. Bellissimi.